apro questa sera un breve ciclo di incontri di questa associazione argentana, COSSO Spartito cosiddetta, che richiama una tradizione di discussione e di democrazia dal basso che ha avuto un ruolo importante anche nella nostra provincia. L'idea del COSSO è un'idea che noi abbiamo trovato interessante proprio perché riporta la creazione di uno spazio libero dove poter argomentare in modo, come dire, democratico e partecipato le proprie idee. Cos'è il COS, o Centro di Orientamento Sociale? È un'esperienza avviata subito dopo la liberazione a Perugia da un filosofo, Aldo Capitini, che forse è più noto al pubblico per essere stato il promotore della prima marcia Perugia-Assisi nel 1961. Ma non è stato naturalmente solamente questo, è stato un protagonista dell'antifascismo e della costruzione della democrazia nel nostro paese. Inizialmente appunto i soci fondatori del comitato sono, come ci siamo presentati ovunque, siamo un gruppo di 5-6 amici che ha creduto in un'idea e quindi che la sta riproponendo. Ha avuto nella realtà della provincia di Ferrara dei prosecutori, in particolare proprio in un giovane ferrarese, Silvano Balboni, che promosse a Ferrara, ma cercò di promuovere, in parte riuscì, anche in comuni della provincia, l'esperienza dei centri di orientamento sociale. Questi centri erano dei luoghi dove le persone andavano, diceva Capitini, per ascoltare e parlare, non una cosa senza l'altra. La stiamo riproponendo inizialmente con questi tre incontri. Uno sarà quello di stasera, dove proprio Daniele Lugli ci spiegherà la storia del COS e perché riproporlo adesso. Un altro incontro giovedì prossimo che è legato al tema della storia della cooperazione nel territorio ferrarese, in particolare nel territorio argentano. E il terzo incontro su un tema che secondo noi è molto interessante e caldo, che è i giovani. È la sfida dell'interculturalità, quindi il dialogo tra le varie culture. L'idea del centro orientamento sociale è che invece sempre ascolto e parola debbano essere associati. Lui diceva, chi può parlare ascolta con maggiore attenzione. Era l'idea di una democrazia partecipata, di una democrazia deliberativa, di cui credo oggi noi sentiamo in particolare il bisogno e l'assenza in una crisi che credo è sotto gli occhi di tutti, della democrazia rappresentativa. Noi speriamo che questi siano i primi tre incontri e che poi questo dialogo si possa continuare, no? Coinvolgere sempre più la popolazione argentana. Questo gruppo di amici appunto vive d'Argenta e quindi è interessante incominciare a parlare di dialogo attivo e partecipato proprio nel posto in cui si vive, allenarsi a questa cosa proprio partendo dal posto in cui si vive. Penso che questo sia proprio una cosa importante. Poi immaginare, ma questo è veramente un sogno, no? Come le tessere del domino, che questa cosa si possa diffondere. Che è collegata alla crisi degli istituti che l'hanno sorretta e fatta forte, che quella sostanzialmente è basata sui partiti e sul limite che i partiti e il professionismo politico hanno dimostrato attraverso un'usura che nel tempo ha portato a un distacco nei confronti della popolazione. Credo che una lezione che è stata purtroppo trascurata nell'immediato dopoguerra, che ha avuto una sua diffusione ma della quale nessun partito, nessuna forza si è fatto portavoce e portatore, oggi il ricordare che questo è avvenuto e ha caratterizzato l'immediato dopoguerra possa essere una lezione importante. Se questo è stato possibile in quelle condizioni, dovrebbe essere possibile ancora oggi un'iniziativa dal basso che sappia ricollocare la politica nella sua giusta dimensione, che è, credo, per usare la parola di una persona che era di Capitini amico, Don Milani, è il ricordare che riconoscere un problema come problema di tutti e uscirne assieme, in questo consiste la politica, mentre credere di poterne uscire da soli, questo è egoismo ed avarizia. Il senso del COS, del Centro Orientamento Sociale, è sostanzialmente in questo aspetto.